momento stiamo eseguendo delle analisi non invasive sulla scrivania di Piffetti proveniente da Carezzonico. Grazie a questo tipo di indagini noi siamo in grado di determinare la composizione del materiale che stiamo analizzando, come in questo caso le bocchette metalliche. Eseguirò l'analisi su diverse bocchette per capire se si tratta dello stesso materiale e se ci sono delle bocchette di materiale diverso. Successivamente passerò all'analisi della tartaruga, perché nei nostri studi fatti sulle opere di Piffetti abbiamo visto che al di sotto della tartaruga sono utilizzati materiali differenti per dare poi il colore, diciamo, l'effetto finale alla tartaruga stessa.